ogni settimana scelgo un evento e cerco di rifletterci sopra e sotto e ricavarne qualcosa di più generale. Come dovrebbero fare le televisioni e non fanno. Questa settimana avevo scelto la morte di Vittorio Arrigoni, il volontario italiano rapito e strozzato in Palestina, e mi domandavo, riflettendoci sopra, la radice del suo modo di agire, la giustezza del suo rapporto con l'altro. È venuto a visitarmi un amico da Palermo, si chiama Giuseppe La Russa, e mi ha raccontato che sta realizzando un documentario sul suo zio Peppino La Terra, che per tutta la vita ha fatto l'innestatore di alberi. Ecco, mi sono detto, per far comprendere quanto sia stata giusta, quanto sia stata profonda l'azione di Vittorio Arrigoni, bisogna riflettere sull'innesto, sull'innestarsi e convincersi che la volontà di esportare la democrazia, la volontà di convertire altri alla nostra fede è insana e non cambia migliorando il mondo. Bisogna invece innestarsi sulla realtà così com'è, trarre dalla realtà così com'è la spinta, l'energia per costruire un mondo superiore a questo. Vittorio Arrigoni, morto giovane, e Peppino La Terra, morto anziano, hanno praticato entrambi questa sublime arte dell'innestare, dell'innestarsi, che noi dovremmo praticare ogni giorno in giro per il mondo, in Palestina, in Sicilia, ma anche su noi stessi e anche sulla nostra cultura politica, economica, facendo di noi stessi l'inizio di un mondo nuovo, ben radicato nel mondo vecchio, innestato.